Bentrovati a Medisalute TV in pillole. Oggi parleremo di distonia. Terzo per diffusione tra i disturbi del movimento dopo il Parkinson e i tremori, la distonia oggi colpisce circa 20.000 persone in Italia. Ne parleremo con Carla Maria Tarocchi, vicepresidente dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, salve, buongiorno. Cos'è la distonia? Dunque, la distonia è una malattia neurologica, è caratterizzata da contrazioni, spasmi e torsioni involontarie di alcuni muscoli del corpo che quindi costringono queste parti del corpo a assumere delle posture e dei movimenti anormali e spesso dolorose. Può colpire il collo, le corde vocali, le palpebre, il tronco e nelle forme più gravi chiaramente è una malattia molto invalidante. Si calcola che in Italia ci sono circa 20.000 persone che hanno questa malattia, anche se il numero potrebbe essere molto maggiore dal momento che c'è un problema di diagnosi e quindi spesso non c'è una diagnosi specifica di distonia, quindi le persone hanno tutta una serie di disturbi che non sanno appunto che sia distonia e quindi è difficile arrivare a essere diagnosticati. Io stessa che ho una distonia cervicale ho avuto la mia distonia dopo un anno e mezzo dall'inizio dei primi sintomi, quindi il problema appunto intanto è un problema di diagnosi. Arrivate alla diagnosi, la terapia sono essenzialmente delle infiltrazioni di botulino, il botulino che è lo stesso che si usa per spianare le rughe, invece nel caso della distonia viene infiltrato nei muscoli distonici che in questo modo vengono in qualche modo bloccati, per cui si riesce a gestire e a controllare meglio il movimento, anche se poi chiaramente questa infiltrazione va ripetuta nel tempo perché ha una durata media di 3 mesi circa. Bene, in Sicilia chi è affetto da distonia a chi si può rivolgere? Allora, in Sicilia ci sono quattro centri specializzati appunto in questa patologia, sono a Palermo, a Cefalù, a Messina e a Catania. Tra l'altro gli indirizzi e i riferimenti dei nomi a cui rivolgersi li potete trovare nel nostro sito, nel sito della nostra associazione. L'associazione intanto si chiama Associazione per la Ricerca sulla Distonia, il nostro istituto è www.distonia.it e lì c'è l'elenco di tutti i centri neurologici italiani a cui rivolgersi appunto in caso di queste problematiche e ci sono tutte le indicazioni per la Sicilia con questi quattro centri che sono molto attivi e con cui noi collaboriamo parecchio. Questo mese sui canali social della vostra associazione avete lanciato un progetto, Le Distoniadi. Di cosa si tratta? Sì, in effetti è un progetto un po' particolare perché dal momento che l'attività sportiva presuppone coordinamento e controllo dei movimenti, nel nostro caso, nel caso della distonia, è esattamente quello che non c'è, perché il controllo del movimento nel caso di un muscolo distonico è molto difficile. Comunque abbiamo voluto lanciare questa campagna per dimostrare che nonostante questo è comunque possibile fare sport, anzi è consigliabile e raccomandabile fare sport compatibilmente chiaramente con la propria condizione, perché in questo modo si riesce a gestire meglio comunque il controllo dei propri movimenti e comunque lo sport dà una possibilità di una plasticità, di una maggiore plasticità al cervello che sicuramente è valida nel controllo dei movimenti. E quindi abbiamo visto in questa campagna, abbiamo visto delle persone, per esempio una certa Silvia che ha ripreso a pattinare e chiaramente pattinare presuppone un forte controllo, un grosso controllo dei movimenti, quindi è molto difficile. Oppure c'è Benedetta che scia, oppure Federico che fa canottaggio, oppure anche un ragazzino di 13 anni con una grossa distonia che ha avuto tra l'altro un intervento al cervello, che comunque fa arrampicata sportiva. Per cui abbiamo visto che è possibile comunque questo accoppiamento sport e distonia lo testimonio insomma tutte le foto e i video che ci hanno mandato i nostri soci e non soci, e questo è confortante per far vedere che insomma è comunque possibile avere un'attività sportiva anche nel caso di una malattia così che è relativa ai muscoli come la distonia. Siamo in chiusura, ringraziamo la dottoressa di essere stata con noi qui oggi. Grazie a voi. Un saluto a tutti i nostri telespettatori.